Alle 8.02, spero che abbiate preso un tè, un caffè, qualcosa per scaldarvi l'ugola, ma perché? Perché adesso si canta nel nostro studio e quando diciamo canzone, cantare, diciamo... Giovanna Nocetti, eccola qua! Buongiorno! Buongiorno, bentornata alla nostra ben svegliati! Grazie. Bene, grazie! Che rimarrà con noi quest'oggi, eh? Sì. Allora, stamattina, mattinata lunga, ve l'abbiamo chiesto, gli anni 60 che cosa vi ricordano? Ci andiamo tra un attimo agli anni 60, ma voi inondate la nostra mail, il nostro Facebook, il nostro Instagram con le vostre foto, però prima ovviamente vogliamo fare un passo indietro, Gio, perché questa settimana è venuto a mancare Franco Gatti. Mio amico, mi dispiace molto perché una delle ultime trasmissioni con Paolo venne, parlammo molto a lungo, poi l'ho incontrato una volta in aeroporto, tipo 3-4 anni fa, e ci siamo sempre detti, cioè, ci vediamo. E purtroppo no, non ci siamo visti più. Mi dispiace, però ha lasciato della bella musica, dei bei ricordi. Un uomo meraviglioso, veramente di un'intelligenza raffinatissima. Non diceva mai una parola fuori posto. Cioè, sai, a volte ci si abitua a parlare, è un po'... Sì, ci si lascia un pochino andare. No, invece mai una parola fuori posto. Il baffo, come veniva ricordato, è rimasto sempre composto, sì. Oltretutto lasciando insieme a Ricchi e Poveri una quantità di canzoni che io penso che anche, che ne so, chi ha 6 anni oggi le conosce quelle canzoni. Per esempio questo. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani chi vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Erano meravigliose. Posso dire che ti porta automaticamente indietro nel tempo, ti porta a una musica bella, una musica pulita, una musica fatta con cognizione di causa, perché sembrano, diciamo, sembra un ritornello, una musichetta così cantata lì, e invece era studiata parola per parola. Parola per parola, anche perché era il momento in cui l'Italia della musica era esportata in tutto il mondo. Adesso esportiamo la moda, le cose belle, ma la musica raramente, perché hanno cambiato modo di fare, quindi noi restiamo legati a una melodia, mentre gli altri vanno avanti, noi imitiamo quelli che ormai sono passati di moda. Ecco, diciamo. La cosa bella di alcuni, ad esempio i Ricchi e Poveri, tra l'altro qualche anno fa vennero proprio qui durante la trasmissione al Mattino a TV 2000, non solo certe canzoni, ma anche certi gruppi, certi interpreti non perdono di smalto, non solo non passano mai di moda, ma io ricordo ancora l'energia della Brunetta, cioè fu veramente coinvolgente per tutti quanti noi in prima persona. È vero, ma perché era un altro modo, era un'altra scuola. Intanto facevamo la scuola per imparare a cantare. E qua parte la polemica di Giovanna, eh? Cosa avrà voluto dire? Non dico niente. Del Festival Salice Terme, quindi sì, anche lì, voglio dire, c'è una ricerca del talento. Sì, infatti. No, ma la cosa bellissima, devo ringraziare il sindaco che è stato gentilissimo, e soprattutto io farò delle cose per le persone dai 50 anni in su. Ma che bello! Sì. Perché per una persona che non vuole uscire, eccetera, eccetera, dove la mandi? La devi portare a teatro, ma devi coinvolgerla. Quindi ci saranno sì grandi cose, ma ci saranno anche una volta al mese il ballo liscio, il ballo di gruppo e il latinoamericano. Ma che bello! Certo! Noi intanto andiamo. Non abbiamo 50 anni, ci portiamo ma un po' avanti sicuro. Con l'anagrafe e poi veniamo. Voi rimanete lì con noi perché? Perché fra poco la chitarra di Giovanna e naturalmente la sua voce torneranno a cantare con i Ricchi e Poveri. A fra poco. Stamattina vogliamo fare un salto indietro nel tempo, un salto che ci porta ai Ricchi e Poveri. Questa settimana è venuto a mancare il baffo dei Ricchi e Poveri, oggi ci saranno i funerali con Giovanna Nocetti, stiamo ricordando proprio Franco Gatti. Giovanna, ci hai detto un amico, uno di quelli che ci vediamo, ma poi in realtà... Purtroppo è la cosa degli artisti, perché ci vediamo, poi capita che uno va da una parte e l'altro va dall'altra, a volte ci incontriamo o in treno o in aeroporto. E finalmente, ciao!
E ci ripromettiamo di vederci. Al fronte di queste promesse che non sono andate in porto, ma vogliamo salutarlo ricordando un altro grande cavallo di battaglia loro, grande successo, uno dei tanti grandissimi successi dei Ricchi Poveri. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma. Uno dei successi inanellati, ma io penso che a casa probabilmente già si staranno scatenando e continuate a stare scatenati perché? Perché poi vogliamo aprire una pagina bellissima su quei favolosi anni 60 di cui in qualche modo sono stati anche protagonisti pure Ricchi e Poveri, ma non solo, con tutte quelle canzoni che hanno fatto belli quegli anni e tutte quelle cose che non solo con te, ma fra poco ci raggiungerà qualcuno che suonerà con te, che il nostro pubblico conosce. Insomma, abbiamo tante sorprese quest'anno. Tantissime sorprese, vi lascio solo un attimo, mi sposto perché vogliamo aprire un'altra pagina. Ne facciamo pagina. I vocalizzi intanto. Ma sì, magari a bassa voce. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Buon mattino a tutti. Buon mattino a te, buon mattino soprattutto alla volontà degli artisti, dell'artista come voi, di svegliarsi a questa ora del mattino e di venire qua a deliziarci perché, l'abbiamo detto, gli anni 60 sono arrivati, sono finalmente arrivati, sono ritornano, arrivati. Ritornano. No, però voglio dire una cosa, quello che è bello è, Simona, ormai facciamo 10 anni d'amicizia quest'anno. Una ricorrenza da celebrare, si sono incontrate alle 6 del mattino. Alle 6 no, veramente queste sono prove di amicizia, vero? Invece allora, dello spritz, un caffè e un cappuccino. Sì, infatti. Allora, dimmi cosa ti piacerebbe ascoltare, per esempio Riderà. Ma già è partita, noi così... Vada, non... prende parte, va, vabbè, allora dimmi, ne vogliamo no, dire tu. Una così, che ne so, Riderà? Per me va bene, diciamo che magari va bene. È un modo per ridere alle 8:20. Allora, va bene, ridiamo. A voi va bene? Ridiamo, no? E allora, dai. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrà amerà solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Riderà, riderà, riderà. Ha pianto troppo insieme a me. You! Noi non ve lo diciamo per ogni giorno perché capiamo, ma magari. Ma magari, devo dire. Tra l'altro il violino di Simona sembrava una voce in più, cioè proprio... Alle 8:20, chi ve lo dà un buongiorno così? Naturalmente un buongiorno in musica. Certo. Ma scusate, allora, partiamo da Giovanna. Sì. Se noi ti diciamo anni 60, che cosa ti ricordano? C'è un ricordo in particolare magari legato alla tua mamma, al tuo papà, alla tua famiglia? Ma gli anni 60 erano anni meravigliosi, si andava alla si andava a vedere gli artisti che arrivavano alla Bussola, a Focette, quindi sono stati anni meravigliosi, tant'è vero che vedi che i film che fanno si rifanno sempre a quegli anni. Ma come ci arrivavano, in macchina? Con che macchina? Che macchina potevano usare? La 500 andava? La 500 era un must, era poi la 500 di mia sorella era diventata Abarth, gli avevamo fatto diventare Abarth io e mio fratello. Guarda, tra l'altro ce l'abbiamo proprio qua, ve la prendo un attimo. Perché se voi vedete che qua abbiamo questa 500 che è qui con noi, che tra l'altro è proprio un Abarth, ma Antonella mi sa che ce n'è qualcuna. Ma io ho sentito dei rumori strani qui sul piazzale di TV 2000, dei rumori che ci riportano a quelle 500 con l'avviamento, con la levetta. Io lì ho imparato a guidare. Ma chi c'è in macchina? Grazia, sei tu? Sono arrivata, Antonella, Giacomo, Giovanna. Eccomi, buongiorno.
parlavate di 500 ed eccola qua. Io stamattina davvero sarà un viaggio bellissimo negli anni 60. Io questo è un sogno di tantissimi italiani ed era anche un mio sogno. Quindi non so quanto mi fermerò qui sul piazzale perché io vorrei davvero fare un giro. Quindi se non mi vedete a un certo punto sono andata, sono partita. Non fare sgommate però, cioè vacci piano. Mi racconteremo comunque c'è la polizia tutto anche di sulla Aurelia, quindi stai attenta, eh. No, vado piano, andrò piano, però è davvero un sogno stare seduta qui dentro e stasera e oggi stasera, sì, sì. Perché io già sto pensando che la vorrò tenere tutto il giorno, ne ruberò una, ve lo dico, e vi racconteremo tantissimi segreti proprio su quest'auto che è un'icona degli anni 60. A dopo! Noi vado, ci vediamo dopo, grazie, ci vediamo dopo, mi raccomando, non suonare troppo quel clacson, che sono comunque le 8 e 20 del mattino. Non lo so, ma lo scopriamo. Ha chiuso. Lo scopriamo dopo, però c'è anche un'altra canzone che ci riporta negli anni 60 e devo dire io mi sento anche un po' di più a casa ed è Tu sei una cosa grande. Ah sì, bellissima, sì. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guarda a te e dillo una volta sola, se pure tu stai tremando, dillo che con me voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene a così grande. Bella questa canzone, grazie. Che bella, Simona, Bruno, datevi la mano, rimanete lì fermi. Possiamo dire nu grazie a così grande a voi così, due. Così proprio. Sì. Rimanete lì perché dopo vi ritroveremo.